Eccoci di nuovo in studio con Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, che va al ballottaggio a Ostia. La vostra candidata è Giuliana Di Pillo, se la dovrà vedere con la rappresentante di Fratelli d'Italia, Monica Picca. Intanto, che cosa state facendo nel comune di Ostia, che sembra, visto un po', totalmente fuori controllo e che comunque ha 230.000 abitanti che fanno parte del decimo municipio di Roma, sì, un municipio molto popoloso, ma come sono un po' tutti i municipi di Roma. Quando parliamo di Roma parliamo comunque di realtà che sfiorano grandi città italiane, quindi sicuramente ognuna meritevole di molta attenzione. Su Ostia sta partendo ora, come in quattro municipi, quella che è una delle nostre battaglie principali, ossia la raccolta porta a porta, quindi ci stiamo dedicando ai rifiuti, che sono stati una questione molto contestata, ma non ci fermiamo davanti a sterili proteste, ma andiamo avanti con quello che è il nostro progetto, e abbiamo un bel progetto anche sul lungomare. Ci stiamo dedicando a un municipio che ha molto bisogno di una presenza importante della politica, perché a quanto abbiamo visto, laddove la politica è stata assente, se non connivente, si sono verificati dei fenomeni però, che vogliamo contrastare assolutamente. Però diciamo che a Ostia voi avete perso molti voti, anche siete arrivati al ballottaggio, ed è altissimo astensionismo, perché è andata a votare solo il 30% della popolazione. Non è una sconfitta anche questa per la sindaca e la capitale, per Virginia Raggi? Ma dobbiamo ricordare che il municipio di Ostia è un municipio commissariato e che ha vissuto un passato recente assolutamente complicato, che probabilmente ha disaffezionato ulteriormente le persone dalla politica. Il Movimento 5 Stelle ce la sta mettendo tutto, sta proponendo una politica differente, però è pur vero che quando le situazioni sono così pesanti come l'arresto del Presidente, un commissariamento, una presenza, l'ha detto prima, ascoltavo la Presidente della Commissione Antimafia, di una compagine mafiosa così importante, è probabile che le persone vedano nella politica non più una soluzione. Noi ci stiamo provando in tutte le maniere e cerchiamo di dare quelle risposte che purtroppo le classi che ci hanno anticipato non hanno saputo dare. Quindi invitiamo anzi tutti domenica a votare, non dico a votare per il Movimento 5 Stelle, però ma andare a votare, un voto, questo è fondamentale. Ecco, alle elezioni siciliane avete raddoppiato i voti rispetto al 2012, però nonostante avevate mesi di tour elettorale non avete vinto, ha vinto il centrodestra. E avete puntato il dito soprattutto contro questi, appunto ho detto prima, è un termine che non mi piace, comunque gli impresentabili, ovvero chi è sotto inchiesta o chi ha già ottenuto una condanna di primo grado. Però oggi è stato arrestato Fabrizio Lagai, spero di pronunciarlo bene, sì. Ecco, imprenditore del settore alberghiero, vostro candidato alle elezioni siciliane, accusato di estorsione, quindi di una cosa gravissima che noi abbiamo espulso immediatamente. Certo, però dico, alla fine va a finire che questo problema di persone sotto inchiesta sta un po' dappertutto, perché non è facile poi gestirli tu. Ce l'ha il PD, ce l'ha il centrodestra, voi addirittura l'avevate, c'è un metodo di scelta, candidato accusato di estorsione, c'è un metodo di scelta dei candidati e una successiva presa di posizioni quando avvengono situazioni incresciose come questa, che però è totalmente differente per come opera il Movimento 5 Stelle e per come operano gli altri. Noi poniamo dei paletti importanti quando candidiamo, sia che, che siano incensurati, che ci presentino il 335 che prevede che non ci siano neppure indagini in corso. Laddove la mela marcia, o comunque in questo momento lasciamo anche che la magistratura faccia il suo corso, c'è un presupposto di un reato, noi espelliamo gli altri, li inseriscono nelle liste, prendono 97.000 preferenze che gli permette di vincere e vanno a governare la regione Sicilia. Quindi diciamo che come ci adoperiamo per poter evitare che entrino e come agiamo immediatamente dopo aver saputo che cosa è accaduto, ci differenzia completamente da quelle che sono le scelte degli altri partiti. Beh, ma non pensa che i due meccanismi che usate, ricordiamo che sono meccanismi di controllo grazie ai quali anche il figlio di Francantonio Genovese, che voi tanto avete contestato, avrebbe avuto il visto per passare il Movimento 5 Stelle, non pensa che questo movimento sia ormai insufficiente ad avere gli anticorpi, ad avere delle candidature linde, pulite, perfette, come le volete voi? Perché cacciarli dopo, direbbe, e te credo il buon Cacciari, come ha risposto prima. Mica tanto, resta il fatto che con 4.000 passavoti il candidato, la Gaila, spero credo che si chiami, ha concorso ai voti presi da Cancelleri.
È quello che possiamo fare ed è quello che ci hanno anche riconosciuto come essere l'unico strumento in questo momento, sia dotarci di un codice etico che prevede, però noi diciamo che siamo e perseguiamo l'onestà, non che siamo gli unti dal Signore, quindi nessuno di noi può essere immune di imbattersi in qualcuno che cerca di entrare nel Movimento 5 Stelle non avendo i requisiti e comunque li aveva laddove non è accaduto immediatamente dopo che si è scoperto. Però ripeto, noi l'abbiamo espulso e se ci sarà una condanna in primo grado è sospeso in questo momento e se ci sarà una condanna in primo grado verrà espulso. Dalle altre parti queste persone vengono arruolate in virtù di una quantità di voti che possono portare, inseriti nelle liste, ci vanno a governare. Però non è detto che tutti, non è vero che tutti lo fanno. Vabbè, però mi sembra che il PD ha espulso. No, lo dico per chiarezza, il PD ha espulso l'ex presidente della provincia di Milano Penati, che poi si è rivelato poi al terzo grado di giudizio innocente, per cui anche loro l'hanno espulso e hanno sbagliato a farlo. No, non credo che abbiano sbagliato a farlo, sarebbe stato il caso... La Cassazione ha parlato, la Cassazione fa Cassazione, come dice la parola stessa. In una circostanza come questa l'espulsione è più che giusta, sarebbe ancora più auspicabile che si auto... espellessero nel momento che sanno che, non, che contravvengono a quelli che sono gli stati del Movimento 5 Stelle. Questo diciamo, vorrebbero tutti. Il PD però non chiede che siano incensurati quando li candida. Senatrice Taverna, oggi chi è il vostro principale avversario? Renzi, Berlusconi o Salvini? Io non vedo questo confronto elettorale. Ma non c'è, noi abbiamo un programma, loro hanno sì, delle idee. Quando andate a votare i voti che prendete voi, noi abbiamo cercate come di grande, come più grande interlocutore quello che è il cittadino italiano. Parliamo con lui, presentiamo un programma, non ci mettiamo in questa competizione sterile a mio avviso, perché tutti quelli che mi hanno nominato non sono credibili per una competizione leale con i cittadini italiani, quindi per me non sono dei competitor. Quindi siete credibili solo voi? Ah, considerando che siamo gli unici a portare un programma in questo momento... no, gli altri dicono anzi che voi non ce l'avete il programma. No, siamo gli unici ad averlo. Scalfari all'inizio ci ha detto il contrario. No, mi dispiace, è malinformato. Senta, invece volevo dirle questo, però se alle prossime elezioni voi diventerete il primo partito, insomma, avrete la maggioranza in Parlamento, sarete quelli che poi devono indicare il Presidente del Consiglio, nonostante la legge, e... Davvero è credibile che poi per governare vi presentiate in Parlamento cercando ogni volta una maggioranza diversa per approvare i vostri provvedimenti? Che come fate? Io però ho bisogno... A reggere? Sì, ma io ho bisogno... Ma perché questi reggono? Ma quando questi fanno una coalizione fittizia per recuperare dei voti, si presentano senza avere un programma né un leader che li... in qualche maniera li identifichi. Ognuno va per conto suo. Nel momento che vengono a raccogliere una quantità di voti, si presentano per fare un'alleanza su cosa? Noi abbiamo visto le alleanze nelle quali Alleanza Popolare e NCD si stacca da Forza Italia, ricatta il Partito Democratico. Però sono riusciti a portare a casa una maggioranza che varava dei provvedimenti. Ma hanno portato a casa una quantità di disastri che se questa maggioranza non si fosse mai formata, probabilmente l'Italia avrebbe avuto maniera di andare di nuovo a votare e di dare più credibilità a chi effettivamente è il primo partito italiano, perché questo può piacere o meno. Ma noi siamo il primo partito italiano, l'attuale legge elettorale è stata fatta a raccattare voti a destra e sinistra per creare delle coalizioni postume che siano di disturbo al Movimento 5 Stelle. Se sono credibili queste, quindi, è la storia di 50 anni d'Italia. Quindi voi confermate che andrete, diciamo, con questo... che questa è la vostra programma di... Io spero che voi farete la domanda inversa. Quando noi, qualora fossimo il primo partito e avessimo da parte del Presidente della Repubblica l'incarico di formare un governo, dovrete andare a chiedere agli altri partiti che saranno stati eletti come mai non appoggiano un programma che riguarda il reddito di cittadinanza. Ma decideranno gli altri partiti. E gli altri partiti però dovranno giustificare nei confronti degli italiani. Ma non gli piace il reddito di cittadinanza. E allora se lo domandassero gli italiani perché li votano, perché considerando che ci sono 10 milioni di persone sull'orlo della povertà, forse è il caso di domandare qual è il programma prima di votare le facce o le poltrone. Allora facciamo entrare, gliel'avevo già anticipato, guarda con un'aria preoccupata, ma non si deve preoccupare, Geppi Cucciari. Bene. Dove sta? Ah no, ce l'abbiamo in collegamento, scusa. Commodoro! Scusami. Commodoro, capito? No, anche perché non ti vedo, eccola là, vai. Ti sei vestita da Commodoro quest'oggi. Come? Già ci siamo viste, quindi non fare la spiritosina, perché ci siamo già viste inizio trasmissione. Ma ho notato solo adesso che c'hai le maniche d'oro. Non avevi notato l'albero.
proprio, come dire, il meglio di questo vestito. Sai che Dio è nei dettagli, li ho notati soltanto adesso quelle manichette che hai, Bianchina. Comunque, vabbè, saluto Bianchina di nuovo e do il benvenuto perché, a Paola Taverna, perché sono molto contenta che tu mi dia la possibilità di incrociare i miei neuroni, anche se solo per pochi istanti, con la nostra Michelle Obama bianca, Paola Taverna, una donna coraggiosa, competente, che per accume politico è stata definita la risposta italiana a una domanda in romanesco. Grazie Paola. Non abbiamo capito, la risposta italiana... A una domanda in romanesco, c'è solo una cosa peggiore che fare una battuta, ripeterla. Ma io vado avanti come se non ci fosse un domani, Paola. Mi senti Paola? Sì, ti sento. Allora, Paola, io sono sarda e lo avrei notato, l'accento tradisce, e so che anche per te le origini sono molto importanti. Quindi vogliamo salutare Quarticciolo, il tuo quartiere di nascita? Ma possiamo salutare anche Olbia, visto che mio papà è olbiese, quindi abbiamo qualcosa anche davvero in comune. Davvero? Sì. Quindi è sangue gallurese nelle vene, come mio padre. Sì. Allora, saluto veniamo... anche Quarticciolo con molta fierezza. Con uno stornelletto così. Assolutamente. Va bene, dai, qui la Sardegna si espande. Sì, Bianca, siamo pochi ma sparsi. Allora, veniamo adesso a un breve sondaggio, vero, tra l'altro, non come quelli che fanno Otto al bar sotto casa, che riguarda la popolare boy band di cui Paola fa parte, The Five Star Movement. Allora, capire il Movimento 5 Stelle, alcuni dati precipui. Fonte, io stessa. Allora, la prima domanda è questa. Secondo lei il Movimento 5 Stelle può essere considerato una forza responsabile pronta per il governo del Paese? Certamente, soprattutto se il Paese è ostia, 16%, glielo auguriamo. Certamente, ma solo se Razzi si chiama fuori, 24%, vaffanculo 30%, che qua torniamo al famoso 30% che li ha visti iniziare. Pensa che la giunta Raggi abbia operato bene per il centro di Roma? Sì, la corsa delle bighe coi topi è fantastica per il 18%, la risposta a caso perché il conto deve pur fare 125%, non so, sono partito in bus da Corviale 6 mesi fa e al centro non sono ancora arrivato, 27%. L'ultima domanda che saggia il posto del Paese a riguardo, il Movimento 5 Stelle andrà alle elezioni senza coalizzarsi, con chi pensa che potrebbe allearsi dopo il voto? La Lega per aiutare Salvini a casa sua, 19%. Forza Italia per creare un polo di comici miliardari con Berlusconi, 22%. Il PD, giusto per far venire un infarto a Renzi, 29%. E vaffanculo il 30%, perché quelli sono. E la coerenza, certamente, a voi non è mai mancata. Grazie, grazie, grazie. Grazie Paola, auguri per l'Ostia. Grazie, buona serata. Allora, andiamo a vedere qual è il sentiment invece di Paola sì. Taverna. Sì, ecco qua. Il livello di condivisione a ciò che ha detto l'onorevole Taverna oggi in studio è del 42%. Ovviamente è molto concentrato rispetto all'area politica di riferimento. All'interno dell'elettorato il Movimento 5 Stelle arriva addirittura al 97%. È abbastanza distribuito sul territorio, non c'è molta differenza fra nord, centro e sud, però si concentra molto oltre che tra i giovani anche tra coloro i quali hanno più di 55 anni, quindi diciamo un bacino elettorale maggiore rispetto a quello che si dice generalmente, che il Movimento 5 Stelle ha sempre alta condivisione solo tra i giovani. Un'ultima domanda, secondo lei dopo quanto successo, anche abbiamo avuto appunto ospite Daniele Piervincenzi, insomma quanto successo a Ostia, Casa Pound crescerà ancora con i voti nel ballottaggio oppure no? Mi auguro che ci sia una grande affluenza al voto e che il Movimento 5 Stelle possa dare una nuova speranza ad Ostia per rinascere nella legalità e nella competitività. E quindi che diminuiscano anche i voti di Casa Pound? Questo lo spero, ovviamente. Spero che aumentino i nostri, quelli che diminuiscono dagli altri. Beh, di quelli stanno di Casa Pound insieme. Però. Vediamo un po' anche che diminuiscano da chi non è venuto ad esempio a una manifestazione senza bandiere e che secondo me ha disertato un momento che riguardava Ostia e non riguardava nessun partito. Grazie, questa è una polemica con il Partito Democratico. Grazie, grazie. Grazie. Benissimo.